Ancora non decolla il mercato del Pescara, insediatosi da appena 8 giorni. Il neo DS Pasquale Foggia sta lavorando alacremente, ma a prescindere dalle priorità dei due terzini destri e mancanti, le maggiori insidie, spiega Pasquale Foggia, sono legate alla lista. Due caselle da riempire, poi tutto sarà subordinato alle uscite. Farà 7-8 acquisti almeno? Ma non credo 7-8, noi abbiamo un problema che è la lista, quindi prima di dover mettere ci dovranno essere delle uscite, quindi al momento le priorità sono nel reparto arretrato, nella coppia dei terzini. Mats Lemmens del 2002 di proprietà del Lecce è uno dei profili che state trattando? È uno dei profili, un giocatore che lo scorso anno ha fatto più di 25 partite in B, Con è un Lecco. nazionale, quindi è un profilo importante. Ci stiamo lavorando da una settimana, a breve, lo ufficializzeremo. Passi avanti per Improta, anche se Improta guadagna tanto, lui è svincolato. Ma, sono giocatori, a prescindere dal trascorso che ho avuto con me a Benevento, sono giocatori importanti. Le operazioni si possono fare, io le vorrei fare tutte subito, ma sappiamo che proprio per esigenze, ripeto, numeriche non possiamo. La cosa positiva che riscontro da una settimana che sono arrivato è che molti giocatori vorrebbero venire a Pescara. Questo significa tanto. Damiani è un giocatore di quelli perché il mister l'ha avuto, perché è un giocatore che a due ha fatto molto bene, ha mercato perché ha mercato, ma è un altro di quei giocatori che insomma gradisce Pescara. Ci chiedevamo, magari Lucioni, che però insomma ha una certa età, 87 se non vado errato, non 87 anni, classe 87, No, che 87 è per un giocatore che ha vinto tanti campionati, quindi esatto. beh, non sarebbe male come idea. Magari c'è qualcosa con Lucioni. Lucioni che tra l'altro ha vinto, oltre che a Lecce, qualche anno prima, proprio a Benevento nel 2017 con Baroni, mi sembra. Assolutamente sì, e poi l'anno successivo era in A. Lizzari Carlson con il Venezia, direttore della trattativa ancora in piedi? Ma sono slegate, come dico. Noi davanti un attaccante lo dovremmo fare. Carson è uno di quei giocatori che a noi interessa, a prescindere dalla situazione poi Lizzari. Tornando invece al ruolo di terzino destro, Accardi per il momento lo tenete lì, insomma, non affondate più, anche se l'accordo c'è già, da quello che abbiamo saputo. No, ma bisogna fare delle scelte ponderate perché noi oggi abbiamo due caselle di lista da poter riempire. Ah, Quindi ecco. dopo è tutto subordinato alle uscite. Cangiano, se si è concretizzato il ritorno. Ma siamo avanti nei discorsi col Bologna e anche col ragazzo perché è felicissimo di tornare qui. C'è da attendere ancora qualche giorno, ma credo poi sia una trattativa in chiusura. Volevo chiedere la situazione di Merola. Merola è un giocatore che ha mercato. Ha mercato Ma fisicamente come è messo? fisicamente i primi di agosto si riaggregherà con noi, sta facendo un programma di recupero e dai primi di agosto Ma quindi sarà a comincerà a fare lo disposizione stesso lavoro della squadra, eh? del gruppo. Sì, si aggregherà direttamente poi al gruppo per essere pronto negli allenamenti. Però diciamo che l'accordo col Catania, abbiamo saputo da Fagiano, non c'è in questo momento. Cioè, quelle lui ha detto, ho letto delle cifre, 800 mila euro, noi non ce lo possiamo permettere. Ha detto così Fagiano. Oddio, Ma io permette. dico che è un Vedrai, giocatore Fagiano col che ha quasi presidente lo 40 trova un gol accordo, negli su. ultimi 2 anni e mezzo, Non è la quindi prima volta. un giocatore che negli ultimi 2 anni e mezzo ha fatto tantissimi gol, quindi ha un prezzo, ha un valore importante. Il Catania è una società che vuole fare campionati importanti e
e ha la possibilità di investire su giocatori importanti, quindi Merola rappresenta un giocatore importante.